Buonasera a tutti, ben ritrovati ai nostri long play. Intanto facciamo test dell'audio, vediamo se si sente. Come sempre abbiamo. Faccio sempre questa domanda. Tridente ho scritto, perfetto. Vediamo se stavolta funziona. Ok. Tac, si sente? Ok, dovrebbe essere andato. Allora, facciamo intanto in questi 10 minuti che io mi prendo sempre di buono per attendere che appunto voi vi colleghiate, che ci siate, eccetera. Facciamo un po' un riepilogo, perfetto. Intanto Old Gamer mi conferma che si sente. Facciamo un po' un riepilogo dell'ultima puntata. L'ultima volta, comunque il video poi verrà, è stato già caricato su YouTube, quindi nel caso lo ritroverete. Abbiamo fatto di fatto soltanto la anteprima. Tanto abbiamo Polpo Yuri che anche lui mi conferma che si sente perfetto. Quindi dicevo, abbiamo fatto una sorta di introduzione, siamo arrivati al primo boss. Il primo boss abbiamo visto purtroppo che ha dimostrato il fianco a tutti i difetti che attualmente ha il gioco, difetti che sicuramente verranno corretti in corso d'opera. Mi riferisco al fatto che purtroppo attualmente non è ancora possibile selezionare tutto il party, cosa che nell'affrontare il boss è abbastanza fondamentale. Tra l'altro di base voi dovrete affrontare determinati nemici, questi nemici che sono vicini a questa fonte di luce verde, che hanno appunto la caratteristica, anzi scusate che vi riabbasso un attimo l'audio, altrimenti mi sa che poi non ci sentiamo più. L'ero rialzato io, lo riportiamo al 40%. Ok, se no poi PC o console. Intanto mi chiede il gamer 71, stiamo parlando della versione PC. Lo giochiamo ancora anche stasera su un PC che rappresenta i requisiti massimi consigliati, quindi con una GTX 660T. Come ho già detto la volta scorsa, l'ho giocato anche sull'altro PC che utilizzo, che ha una GTX 970, dove lì ovviamente si sfrutta ancora meglio la potenza di calcolo. Però già con questa configurazione, con un i7 di prima generazione, il gioco va più che fluido e sul fronte grafico non ci si può assolutamente lamentare. Diciamo quindi attualmente i difetti sono l'impossibilità di selezionare il party e come dicevo in determinate situazioni dove ci sono questi fasci di luce verde dove escono i nemici, quindi escono da terra e vi colpiscono tutti, diciamo, se si trovano il vostro party si trova in una determinata posizione, lui lo dovete spostare velocemente e anche su questo molto scomodo doverli spostare manualmente tutti quanti. Abbiamo visto che anche la telecamera, bella la possibilità di cambiarla manualmente, però proprio per affrontare l'ultimo boss sembrava impossibile riuscire ad aggrappare questa fonte, quindi bisognava mettere la visuale tattica per poi toglierla, per poi girare, insomma, quindi molto molto scomodo. Intanto salutiamo Vincenzo DB che si è collegato. Devo dire che non ho potuto giocare tantissimo da allora, quindi dalla nostra ultima diretta, quindi di giovedì scorso, però devo comunque rendere onore al gioco per le ore in più che ho aggiunto, perché di fatto è comunque e resta un grandissimo gioco, nel senso che adesso lo vedremo, andremo un po' a fare qualche missione secondaria, più che altro perché facendo le missioni secondarie in questa fase vi farò vedere molte caratteristiche che comunque sono emerse da questa campagna, quindi anche cose piccole come quando si trovano gli accampamenti, che funzioni hanno gli accampamenti, le risorse, perché ritrovarle. Alcune cose ammetto, non le so nemmeno io, magari sarete voi a dirmele, probabilmente, anzi sicuramente sarà così. Vedremo come è possibile cambiare il party, vedremo un pochino altre cose di questo tipo. Siccome il gioco è immenso, sinceramente, ha poco senso continuare magari a cambiare qualsiasi cosa perché comunque il gioco è standard, quindi il bello è proprio girarlo e scoprire tante piccole cose. Io ho fatto alcune missioni secondarie, sono molto interessanti perché vi danno la possibilità anche di
innanzitutto scoprire nuovi personaggi di gioco, quindi nuovi possibili compagni. Io una cosa che dico subito. Mi è stato chiesto la volta scorsa qual è il party migliore. In realtà non ce n'è uno perché potete scegliere mille varianti. Io scelgo sicuramente quando esce Little Big Planet, mi chiede Delfo 1. Little Big Planet dovrebbe uscire tra questa settimana e la prossima. E sicuramente comunque lo seguiremo. Quindi tranquilli che faremo un long play anche su questo. Quasi sicuramente. Quindi non c'è problema, lo vedremo. Quindi dicevo, qual è il party migliore? Non c'è un party migliore, io sicuramente lo giocherò tre volte con tre personaggi diversi, cercando magari di andare ad enfatizzare determinati aspetti del partner scelto con appunto un party adeguato. Quindi voi sapete che i personaggi con cui voi dialogate li potete cambiare, naturalmente più li usate, più loro aumentano di livello, meno li usate ovviamente. E restano a un livello più basso, almeno così era sugli altri, immagino sia rimasto così anche adesso. Vincenzo DB mi chiede se il party si può cambiare in ogni momento. Tecnicamente sì, ma solo in determinate posizioni, ma lo vediamo perché è una cosa molto interessante, ma nulla di difficile. Andremo a vedere gli accampamenti come farlo, quindi anche su questo aspetto lo vediamo interessante questo discorso. Domanda che non c'entra niente, chiede Dodo Star, niente console war. Prendo PS4, a me piace di più la One, ma non so il perché le esclusive non mi interessano. Allora, io non ho problemi a dare il mio punto di vista perché non l'ho mai nascosto, eccetera. Naturalmente dipende da cosa tu vuoi giocare. Io devo dire che personalmente, al di là del fatto che probabilmente comprerò Xbox One solo per il fatto che a motivi editoriali, spesso e volentieri, alcuni titoli è più facile poi anche per comodità dei publisher averli per Xbox One, ma questo vabbè è una cosa che non c'entra con voi. Devo dire che io preferisco PlayStation 4 semplicemente perché le esclusive PlayStation 4 a mio avviso sono fatte meglio. Cioè sono fatte meglio, mi interessano un pelo di più, anche se per esempio la lotta tra le due esclusive dei giochi di auto, tra Drive Club per esempio e Forza Horizon, devo dire che non è che PlayStation 4 ne sia uscita benissimo, anzi, Forza Horizon quindi ne è uscito decisamente vincitore. Devo dire che però, sapendo quali sono i titoli first party Sony da qui a quelli che dovranno uscire, perché comunque appartengono al parco titoli di PlayStation, quindi God of War, gli Uncharted, insomma tutti i titoli Naughty Dog, Bloodborne, eccetera, 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 Gran Turismo e tutti gli altri, devo dire che io li preferisco alle esclusive Xbox One. Quindi attualmente io, ripeto, dipende poi che tipo di giochi a te interessano. Devo dire che anche su quello che attualmente è già disponibile, anche sotto questo profilo, preferisco un per qualche titolo PlayStation 4. Devo dire che poi dipende davvero da te, un po' da tutto. Killer Instinct, per esempio, è un titolo che secondo me è veramente molto bello ed è attualmente solo Xbox One. Considera che uscirà anche Gears of War, per il quale sono in lavorazione. Secondo me non uscirà l'anno prossimo, però comunque anche questo è in lavorazione. In più, Quantum Break, che decisamente è un titolo esclusiva assoluta Xbox One. Dopo tutti gli altri sono un po', magari arrivano anche su PC o sono un po' in condivisione. Vediamo innanzitutto un attimino la chat, poi partiamo. Questa sera c'è un Tanzen, vediamo se si palesa la bisogna. Non lo diciamo se c'è o meno Tanzen, in modo tale che se dovesse succedere qualcosa, non si sa se interviene, ma non lo dico. Sappiate che comunque, se ovviamente ci sta ascoltando il nostro simpatico amico, io comunque ci metto un pelo di più perché devo uscire, cambiare, eccetera, eccetera, però lo raggiungo comunque, quindi non è che avrebbe le mani libere. Sì, sul discorso che diceva Dodo Star sulla potenza di PlayStation 4, non ha assolutamente il 50% in più di potenza. Sono una lieve differenza sul fronte della CPU in più di potenza legata a PlayStation 4. Il grosso problema, il grosso collo di bottiglia della Xbox One in realtà è la RAM.
dove hanno scelto della RAM di minore potenza per aggiungerci un controller che doveva, diciamo così, riempire questo gap, che in realtà non è così, ed è questo il grosso problema di Xbox One, cioè questo discorso della RAM che poi va a inficiare quelle che sono le caratteristiche della velocità di renderizzazione sulle risoluzioni più alte, ed è per questo che spesso avete i 900p sulla Xbox One. Detto ciò, sfido chiunque ad andare a vedere che 900p rispetto ai 1024p sono brutti da vedere, ecco, diciamo che un pochino va sotto questo profilo. La One la prendo a gennaio, bravissimo. Non sono dei gattoni, quale potenza? Vediamo un attimo. Allora, Devil del Mito 97, visto che adesso sono le 9 e possiamo partire. Non ho mai giocato a un Dragon Age, me lo consigli? Allora, in realtà ti dirò che puoi scegliere di partire da questo senza aver giocato agli altri. Non è così fondamentale come altri hanno sottolineato aver giocato gli altri, perché di fatto ogni gioco segue una propria identità. Puoi giocare questo giocandoti a Dragon Age Keep, che ti fa vedere quello che è successo negli altri. Io personalmente, se vuoi il mio parere molto spassionato, ti sconsiglio il secondo, che è veramente una gran perdita di tempo e basta. Ti straconsiglio il primo, ripeto che è stato anche gratis su Origin, quindi magari tornerà gratis per il rilancio di Dragon Age Inquisition, quindi quello magari lo puoi valutare. Ti farai il primo, magari con uno o più personaggi, poi ti fai Dragon Age Keep su Inquisition, così ti segui un attimo la storia del secondo, che non è assolutamente, io manco me la ricordo e nemmeno me ne frega nulla. Quindi giusto per darti l'idea, e poi puoi partire con questo. Comunque sappi che sono tutti e tre assolutamente fattibili in modo totalmente indipendente. Dragon Age maggiore di Elder Scrolls, vabbè, insomma, lì dopo potete, ognuno ha un po' i suoi gusti. Che differenze ci sono tra missioni secondarie e missioni principali? Chiede Popol Yuri. Lo andiamo a vedere. Naturalmente è ovvio che nelle missioni secondarie, che adesso andiamo a fare per un bel po', perché io le voglio fare e quindi voi siete dovete seguirmi volenti o nolenti. Sono delle missioni che comunque vi permettono di avere determinati aggiunte al vostro equipaggiamento piuttosto che personaggi, eccetera, eccetera. Però, più che parlare, io direi andiamo a giocare, che così lo andiamo a scoprire. Sono le 9 e 2 minuti, quindi possiamo partire alla grandissima. Tra l'altro, stasera ho fatto degli acquisti retro gaming che a nessuno fregherà nulla, però sono davvero molto soddisfatto. Parliamo di Super Nintendo e Mega Drive, quindi davvero sono super super contento di questi acquisti. Poi magari sul retro gaming più avanti ne riparleremo. Adesso vediamo se alcuni progetti andranno meno in porto, però va bene, condivido con voi il mio entusiasmo videoludico su questa sul retro gaming. E i caricamenti sono abbastanza lunghi, molto molto lunghi, non si sa bene il motivo, però i caricamenti sono quelli che sono. Belli gli ambienti, sono enormi ma non giganteschi. Dietro ogni pietra si scopre qualcosa, ogni poco ci sono missioni che invogliano ad essere giocate e sono fatte bene. Ci sono tanti giochi dove le missioni secondarie sono fatte veramente da cani o sono robe inutili che vi stanno sulle palle. Qua invece la voglia di fare le missioni secondarie c'è perché sono fatte e organizzate molto bene. Ok, di Dark conferma la mia passione sul retro gaming. Su SSD mi carica in 20 secondi, mi dice il Matador 85. Io in realtà sono su SSD, però i file installati sono cioè nel senso dove io ho installato Steam e tutti i programmi principali, però io i giochi, non avendo un SSD gigantesco e avendo per ovvie ragioni decine di centinaia di giga di giochi, li faccio partire direttamente da disco fisso, quindi il richiamo è un po' quello. Quindi dopo dipende naturalmente, se avete tutto installato sullo SSD, naturalmente si parla davvero di poco tempo, come dice giustamente il nostro amico El Matador. C'è una fase di caccia, una fase di caccia. Adesso andiamo a vedere un attimo
gli ambienti, vi faccio vedere un po' il tutto. Allora, cosa principale che pian piano anch'io scopro, quindi ripeto, ci saranno magari delle domande che porrò io a voi perché magari ne sapete meglio di me. Questo è il nostro party. Io suggerisco sempre di, nonostante il mio personaggio principale sia questo, quindi un mago, suggerisco sempre di tenere davanti, no, questo non è propriamente un tank. Per antonomasia, però comunque è un guerriero. Non tenete davanti un mago, più che altro perché è il primo ad essere colpito e naturalmente il primo a buscarle di brutto. Esatto, le missioni secondarie sono davvero infinite. Adesso comunque andiamo a vedere. Questa è una città. Nelle città voi potete anche andare. Adesso intanto lo andiamo a vedere. Qua si può effettuare il viaggio rapido, poi lo vediamo. Potete anche vendere quello che avete acquistato, cioè scusate, potete vendere o acquistare quello che trovate o acquistare nuovo materiale, oppure potete fare il viaggio rapido. Il viaggio rapido in realtà basta fare con la M, potete andare a viaggiare velocemente e andare per esempio agli accampamenti. Adesso qua vedete che ci sono delle missioni con questo simbolo qua vicino, quindi andiamo a vederle. Qua ad esempio mi chiede: i magheretti si hanno nascosto nell'area delle casse di rifornimenti. Queste possono aiutare i profughi, quindi andiamo a vedere queste cose qua. Lo prendo sicuro, tempo massimo 2 settimane, bravissimo. Allora, il viaggio rapido lo potete fare, vedete, anche con gli accampamenti. Gli accampamenti, semplicemente, quando trovate determinate aree, che hanno questo simbolo della tenda, voi potete. Adesso insomma lo vediamo quando ha caricato che gli elmi volendo sì, assolutamente sono celabili, assolutamente sì. Allora, gli accampamenti intanto ve li faccio vedere perché ci sono alcune caratteristiche che è importante da vedere, insomma, tanto per scoprirla. Innanzitutto controlla gli approvvigionamenti. Voi vi avvicinate e vi dice rilievo delle terre centrali. Loro hanno bisogno di unità di ferro, ok, per creare determinati elementi. Noi non abbiamo unità di ionice 0, quindi non possono farlo. Possono usare altri materiali. Con questo materiale loro poi costruiscono determinate cose. Il materiale generalmente lo trovate facilmente andando in giro. Io tra l'altro adesso vi faccio vedere il mio altro accampamento. Questo non l'ho ancora scoperto. Ok, non l'ho ancora scoperto, dopo posso andare a scoprirlo. Vedete che questo accampamento che adesso clicco qua, vedete che è acceso, non l'ho ancora visto. Quando lo visiterò, dopo andiamo a vederlo, così vedete anche cosa succede quando andiamo a visitarlo. Adesso vi faccio vedere un altro accampamento perché volevo farvi vedere che cosa qua, per il discorso del materiale, quindi vediamo di viaggiare e se succede così è un pochino più. Allora, intanto vediamo un attimo le domande. Se qualcosa sulle versioni console? No, purtroppo no. Non ti so proprio dire, non ce le ho e non ti so proprio dire. Vediamo sul discorso degli approvvigionamenti se magari c'è qualcosa. No, per forza di cose dobbiamo trovare questo onice per tutti. Nella prima, quindi è una cosa standard, quindi sappiamo che dopo un certo punto bisogna per forza cercare per tutti un determinato tipo di approvvigionamento. Prima mi chiedeva della tela perché con essa costruiva degli accampamenti migliori da questo punto di vista. Potete cambiare i campioni, quindi qua mi è stato chiesto come si fa, quindi guardiamo, vedete che c'è cambia compagni e potete scegliere, quindi potete scegliere un personaggio, scegliamo Solas, posso rimuoverlo e ce ne sono altri che si sono aggiunti al mio party, io posso sceglierli, però sono contento di questi miei personaggini e quindi torniamo qua alla nostra missioncina. Intanto ne vediamo qualcuno. DDark79 mi chiede se che configurazione ho. Allora, io ho un i7. Aspetta, scusami un secondo. Beh, allora andiamo dritti perché
come fusi perché ce li abbiamo proprio davanti. Allora, io ho un i7, boh, è il primo uscito, quindi avrà to qua i 4-5 anni, e una GTX 660T. Qua saltiamo su, se ce la facciamo, facciamo un po' il giro. Tanto raccogliamo di radici elfiche, credo di averne 8 miliardi, poi vedremo anche per la costruzione di materiale. Allora, andiamo a vedere qua. Ok, abbiamo finito la missione. Segnala la posizione della cassa. E mo cosa devo fare? Segnala la posizione della cassa, ok. Ecco, quest'asta qua. Ah, ok, devo cercare tutte le casse che ci sono. Quindi dicevo, mi sembra un 8-10, no, o 10 o 12 giga di RAM, così finisco la configurazione. Quindi GTX 660T i7, 8 o 12 giga di RAM, e basta, un SSD di base e un e basta, dopo il resto è installato su un hard disk magnetico. Gli accampamenti possono essere migliorati, sì, avevano introdotto questa cosa anche con gli altri Dragon Age, solo che in un modo totalmente diverso e se vogliamo forse un pelino più scomodo. Adesso dobbiamo cercare gli altri elementi. Ok, adesso andiamo intanto verso di qua, che è un pelino più indietro, però dopo tutte le altre missioni sono più vicine. Quindi ci andiamo verso un'altra direzione. Il miglioramento non so cosa comporti, dovrebbe comportare una, non so, verso la fine del gioco probabilmente comporterà che siate magari, non so, che abbia più soldati o che siano meglio armati, equipaggiati o cose di questo tipo. Probabilmente riguarderà l'equipaggiamento dei soldati. Però sinceramente non ti so dire perché so proprio poco poco quello che sto scoprendo con voi e basta. Io tra l'altro, piccolo suggerimento che potrebbe anche non essere, magari per voi non è un suggerimento, io ho cambiato control e spazio perché uno è per il salto e uno è per la pausa tattica e a me sinceramente come erano prima mi facevano schifo perché io salto poco. Ma mi è più comodo ottenere lo spazio per la pausa tattica e quindi va bene. Detto ciò, fatta questa considerazione, ecco questa asta qua, come vi ho detto prima, non so se ve l'ho detto, serve per fare anche per gli accampamenti, quindi anche questa funzione. E adesso andiamo a vedere il prossimo che è qua. E scendiamo, così intanto avete modo, chi magari si è collegato, visto che ce ne sono molti che magari sono qua per la prima volta, rivediamo un po' il territorio, anche poi tra l'altro questo territorio noi non l'abbiamo mai visto. Allora, intanto ci sono dei nemici, facciamo pausa, vediamo un attimo. Tac, ci sono domande, ok. Allora, intanto ci sono tre nemici, vedete che ci sono tre pallini sul menu, quindi significa che ci sono tre nemici, e uno verde che significa sarà un animale. Non inteso in senso metaforico, ma in senso proprio che c'è un animale. Adesso facciamo subito il colpo con questo. Poi avevo fatto pausa, non so perché qua mi ha tolto la mia pausa. Allora, intanto vediamo se. Intanto vi faccio vedere la visuale tattica, che è questa qua, non proprio comodissima. Se si sposta. Ecco, dopo la pausa tattica pure si incastra. E quindi questo non è comodissimo. Allora abbiamo l'animaletto di là. Abbiamo qualcun mago qua. Quindi magari possiamo andare a spostarci dietro per andare a beccarlo. Oppure andiamo a congelare il cacciatore. Ecco, questo è comodo. Questo è veramente comodo. Il fatto che comunque vengano evidenziati i personaggi che sono magari dietro qualche elemento. Negli altri non era assolutamente così. Né pratico né comodo, e soprattutto se il nemico dovesse scappare oltre un'altura, però il colpo è già partito,
sappiate che comunque la magia lo segue, cioè che comunque se deve essere colpito, viene colpito comunque, e questo è veramente comodo. Vediamo un attimo qua. Adesso qua mi sa che tra l'altro mi sta facendo la visuale tattica che comunque avevo tolto prima, però qua fa ancora parte, credo. Se togliamo, vedete che dovete col vostro personaggio premere R brutalmente, in quanto se no lui sta fermo, quindi anche qua molto importante. Andiamo a vedere di colpire tutti contro il mago qua. Che tra l'altro voglio uscire dalla. Ok. Sì, a volte non c'è una bellissima distinzione da questo punto di vista. L'interazione con i compagni è episodica. Come o è possibile ogni momento episodica? No, no, tu ci puoi far di tutto. Tra l'altro è molto interessante che è tornato ad esserci il completo controllo anche dell'equipaggiamento dei vostri compagni, del vostro party, quindi sarete voi a decidere cosa fargli indossare, come potenziarli, come sfruttare bene l'equipaggiamento trovato. Altra considerazione decisamente utile, ma che in certi giochi di ruolo era veramente una rottura di coglioni: quando raccogliete qualcosa con chiunque del party è tutto messo in comune. Anche questa non è una cosa, caratteristica secondaria, perché magari chi raccoglieva era solo lui che ce l'aveva e quindi dopo dovevate passarlo da uno all'altro. Quando raccogliete viene raccolto uno per tutti e tutti per uno. E questa cosa veramente merita, perché sono quelle ottimizzazioni. Se vogliamo, ecco, il fatto che se voi controllate un personaggio dovete proprio continuamente dare colpi, cioè continuare a premere R o fare qualcosa, perché altrimenti non c'è modo di fare, cioè lui non si muove. Allora intanto qua c'è qualcun altro e noi andiamo a beccarlo, andiamo a rompergli un po' i coglioni, tac, e gli facciamo subito un bel 3. Ok, e adesso qua vediamo di andare a colpirlo. Tac. Adesso controlliamo un po' il mago. Andiamo sul nostro nanetto. Pare fantastico personaggio. Ok. Sparacchiato via. Direi basta. Adesso vi dico un'altra roba prima che sono. No, non c'è. I dettagli sono belli davvero. Puoi far vedere un animale? Sì, adesso lo cerchiamo. Per cui è stato rilasciato un toolkit per questo gioco. Intanto salutiamo Dante380. Darth Valer mi chiede se ci sono la possibilità del mod. Beh, oddio, se proprio 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 volessi ancora aumentare, probabilmente, quasi sicuramente ci sarà la possibilità. Comunque, ce n'è già davvero da volendo quasi stufarsi, ecco, volendo essere. Però comunque credo quasi sicuramente ci sarà qualcosa. No, dicevo, molto importante, vedete che ci sono le pozioni, con 9 voi aumentate le pozioni. La cosa comoda è che si autorigenerano nel momento in cui voi tornate ad un accampamento. Questo, se vogliamo, vi riduce un po' la rottura di palle di certe. Se vogliamo, riduce un po' la difficoltà, anzi, più che un po', però è comunque un pelino più. In alcune situazioni è in effetti un po' inutile, perché dopo voi comunque tornereste in un villaggio, la comprereste, cioè quindi non è che vi cambierebbe la vita, ecco. Devo dire che i combattimenti base standard sono abbastanza facili. Adesso qua ci stiamo arrampicando dove non possiamo. No, però ce la facciamo con calma, vedete che si può andare ovunque. Aspetta, qua c'è un animale, perché lo vedo da qua. Tra l'altro in una missione c'era appunto ce ne sono due. Vedete questi puntini verdi? Eccolo qua, un montone. Eccolo qua. In una missione bisognava andare a recuperare il cibo, quindi uccidere 10 montoni. E quindi c'è proprio una missione
secondaria specifica su questa funzione. Ah, tra l'altro io mi sto impegolando giù di qua, però vediamo. Bisogna per forza fare il giro, che se no non andiamo più da nessuna parte. Con quale configurazione? Allora lo dico per l'ultima volta, dopo, ma non è per te che ti sarai sicuramente collegato adesso, però dopo, vabbè, sicuramente vi inviterò semplicemente a rivedere il video. Allora, stiamo parlando di un i7 GTX 660T. I driver, mi raccomando, scaricateli aggiornati. Sto andando dalla parte giusta, sì. I driver, mi raccomando, scaricateli aggiornati perché... Scusate. Questo è il mio accampamento. Perché ottimizzano tantissimo il gioco in sé dal punto di vista della fluidità. Quindi andate sul sito Nvidia o ATI, che dir si voglia, perché comunque sono super ottimizzati. Allora, Dante mi chiede se scelgo l'elfo, a parte che adesso parlando, leggendo, sono andato a scontrarmi. Allora, io ho anche l'elfo. Allora, il concetto qual è? Che tu affrontando, ecco, questo è molto importante sulle missioni secondarie, affrontando le missioni secondarie tu puoi incontrare altri personaggi insieme, ovviamente immagino anche la missione principale. Quindi ad un certo punto tu il party te lo decidi come vuoi. Se parti con l'elfo, ovviamente hai due ladri. Così come il mago, adesso siamo due maghi, eccetera, eccetera. Questo è il tuo party base. Io, il mio suggerimento, appunto, infatti, è o se te lo vuoi fare una volta solo il gioco, ti cambi un po' il party come ne hai voglia, oppure io questo voglio portarmelo fino alla fine con un altro personaggio che farò elfo, elfo, come si dice, elfo ladro. Lì cambierò il party, quindi magari mi cambierò un po' tutto, un po' tutti gli elementi del party, ecco, quindi poi te lo puoi vedere un po' come vuoi. Ok, intanto andiamo ad affrontare questi simpatici personaggi. Io intanto qua non ho voglia di andare ad inseguirlo, quindi intanto lo attacco in questo modo. Questo è un crociato, questo. E sono veramente dei bastardi perché sono, soprattutto con il mio guerriero, sono abbastanza difficili da tirar giù. Quindi è meglio che gli dia una bella scossa con tutti gli altri personaggi perché vedete che in una botta sola, in una botta sola gli stiamo facendo danni. Bisogna stare molto attenti perché vedete che adesso i miei personaggi si sono spostati per colpirlo qua e non va bene. E non va bene perché in realtà c'è un personaggio disdicevole in questo punto. Quindi io, per evitare di andare a combattere ancora contro questo, che a me non me ne frega niente, torno e vado a dare una man forte al party per evitare che questi subiscano danni. Questo adesso sta colpendo direttamente questo, quindi io poi lo controllo il mio pelato e lo faccio spostare, mentre appunto col mago lo colpisco, visto che lui non mi sta guardando direttamente, e io mi sposto, così adesso lui vedete che cambia bersaglio, dopodiché inizio io a bersagliarlo. Dopodiché faccio lo stesso anche con il mago, mentre con questo io gli avevo detto, gli avevo ordinato di andare ad attaccare il coso, non mi vuole ascoltare. L'intelligenza artificiale, ecco, altro secondo me difetto piuttosto corposo, se vogliamo, funziona veramente in modo, insomma, non proprio geniale. Adesso andiamo a far fuori questo. Vedete che belli che sono gli effetti speciali. Adesso facciamo fuori questo se riusciamo. Intanto diamo una pozione al mio tank, che poverino, fermo lì. Pigliate la pozione, ok. Dopodiché attacca come se non ci fosse un domani.
Colpo secco con questo e con Warwick andiamo a beccarci sto stronzo che sta qua con un bel colpo secco e intanto vedete che gli arriva di tutto e poi pam, esplode tutto. Deprediamo, per depredare sapete che bisogna arrivare sopra fino a quando non compare un bel questo simbolino, quel cerchiolino qua. Andiamo a vedere lassù sulle montagne se c'è qualcosa da recuperare. Non c'è una minchia. Intanto vediamo un attimo se ci sono delle domande. Ogni abilità tipo malagia ha rappresentazione grafica, le modenze oppure l'aspetto di una magia lanciata. Sì, beh, assolutamente ogni magia è. Scusate, blocco un attimo, se no stiamo qua e non capisco nulla io. Ha proprio un aspetto. E ovviamente una volta evocata cambia radicalmente, quindi è anche molto molto bella. E la composizione del team è dovuta a preferenze circa il personaggio, trovi più strategico avere un tank, un DPS e due maghi. Allora, come ho detto prima, questo è proprio il primo party che si è presentato e non mi dispiace, perché comunque secondo me è funzionale. In realtà sul Dragon Age Origins l'avevo fatto proprio con tutte le varianti possibili. Alcune sono super funzionali, altre, se vogliamo, sono un po' più rischiose. Il top dal punto di vista dei party per me su Dragon Age Origins era avere due tank e due maghi, uno d'attacco e uno che curava. E lì vi dico, c'è difficoltà, non dico zero, ma fatto così non avevate troppo da ragionarci perché erano letali nel 90% delle situazioni. Poi in Origins c'erano determinati boss, e immagino anche qui li troveremo, dove ovviamente alcuni party funzionano meglio rispetto ad altri, però sicuramente due tank sbragano tutto, uno d'attacco, quindi magie che bruciano e che fanno tutto, fanno piazza pulita e quello che cura sta dietro e sta lì a tirar su il morale, tra virgolette, di tutti. Siegfried, ha ancora problemi? Mi chiede su Dragon Age. No, problemi no, ho detto all'inizio, appunto, ho riparlato della fine. Dell'altro gioco con i problemi riscontrati, che più che problemi erano proprio difetti attuali dell'intelligenza artificiale, però vabbè, insomma, questo purtroppo così è ancora e non è cambiato nulla. Intanto gli diamo dei bei colpi secchi. Intanto qua deprediamo perché io quando c'è da depredare depredo anche se siamo in piena battaglia. E andiamo. Intanto io sto subendo danni a go-go. Ok, benissimo, andiamo a pigliarci. Vedete che belli anche gli effetti speciali, noi prendiamo sempre tutto, poi vedremo di distribuire. Io di fatto non cambio quasi mai, quasi nulla di ciò che possiedo, nel senso che finché sono letale mi va benone così, quando inizio ad avere dei problemi nel gestire i combattimenti, allora vado a ritoccare. Però vabbè, questa è una mia stupidata e follia. Guardate che meraviglia la fluidità con cui si muove questo mondo. Oltretutto stiamo anche facendo lo streaming, quindi oltretutto questo va a succhiar via una parte di risorse, quindi fate voi. Adesso voi non so se vedete perché lo streaming credo sia a 30 frame, anzi so che è a 30 frame al secondo. Quindi, però qua stiamo andando tranquillamente a 60 senza problemi. Puoi avere un cavallo? Sì, assolutamente. Ah, ok, legato. Sì, esatto, il boss poi finale è stato anche meraviglioso perché si bloccava pure con un bug. Però era un bug che si vede di quella posizione specifica. Non me lo giustifico in altri casi. Qua non si è più bloccato, quindi incrociamo le dita che non si blocchi più. Ah, tra l'altro nel salire di qua c'è anche un bel bauletto che andiamo a depredare. Vediamo tanto se ci sono domande. Ti si blocca il settaggio per la. Ah, adesso andiamo a vedere, ve li faccio vedere.
Beh, oddio, non mi sembra di avere quasi il massimo sulla 970. Sulla 660 qua adesso andiamo a vedere come ce l'ha configurata. Esatto, per avere il cavallo, dopo lo andiamo a vedere. Sì, in effetti non l'ho toccato il cavallo, però lo puoi avere. Sì, andiamo a vedere sulle opzioni della grafica, così ve lo ved vi vedete attualmente come sono settato. Quindi qualità particelle alta, qualità tessellatura media. Queste sono le DirectX 11, quindi il supporto alle DirectX 11 che hanno questo tipo di effetti della tessellatura molto particolari, qualità delle texture ultra, ombre alta, terreno alta, acqua alta, c'è l'acqua alta, post processing alto, HBO alta, anti-aliasing multi-sample no. Non ho provato su quello della 970 per vedere se in effetti funziona proprio con tutto al massimo, quindi una buona cosa. Vi posso dire però che la differenza, al di là del fatto che così è già comunque molto bello da vedere, la differenza rispetto a una 970 con i settaggi al massimo si vede, cioè si proprio lo capite, lo vedete abbastanza in fretta, perché è veramente bello. Io adesso qua sto cercando di salire da qualche parte, se c'è modo di salire su di qua, direi di no. Mi ricorda un po' Skyrim, queste cose dove tu sapevi che dovevi andare in quel punto, ma come arrivarci era un mistero, e quindi dovevi girare montagne intere per capire dove salire. Ma fa parte anche questo del piacere del gioco, e ci mancherebbe anche altro. Vediamo. La Dracanite, Drachenite, ferro, e raccolgo tutti questi materiali che non so se prima o poi avranno un'utilità. Probabilmente ci sarà qualche fabbro, qualcuno che li usa. Ecco, probabilmente siamo arrivati. Probabilmente. Allora andiamo a vedere qua. Drachenite. Tanto vediamo un attimo se ci sono domande. Potevano almeno far aprire il bauletto. Sì, in effetti, non è una cattiva idea. Esiste un baule dove riporre gli oggetti? Buona domanda, non me la sono mai posta. Scusate, scusate, c'è un corvo, lo posso uccidere? No, non lo si può usare. No. Tutto questo istinto omicida, va bene. Lo stile dei combattimenti è più simile al primo o al secondo? Chiede Amscort. In realtà è più simile al primo, giustamente, perché il gioco party lì era fatto un pelino meglio, ma è molto più dinamico rispetto al primo, come nel secondo. E devo dire che io su questo sono assolutamente d'accordo con BioWare, perché il combattimento nel primo, voi dite che è un combattimento fantastico, lo dite, ve ne accorgete e lo pensate potentemente, ma vi dite anche che se fosse un pelino più bello, un po' più veloce, non sarebbe una cattiva idea. E qua hanno capito in che modo dividere, diciamo, questo tipo di gameplay tra il primo e il secondo in modo veramente bello. Funziona molto bene. Vediamo di far fuori, ma cos'è, un animalone gigante, cioè non muore, non crepa mai. Che è sta roba? Allora andiamo a vedere. Ok, la nostra amichetta qua, con questi esseri qua strani. Andiamo a cambiare la magia. Ok, beh, qua ci ha già pensato, quindi colpiamo. Ok, andiamo a sparargli una frecciona di quelle, ecco, di quelle assolute. Vediamo di depredare questi schifosi. Cuoio di cane, detto anche porco cane. Oddio, che battuta tristissima. Allora, altre scorte per le reclute. Tac, vediamo, apriamo il baule. Baule. Allora, attenzione, perché tenere il ladro in alcune situazioni può essere utile, perché vi aiuta
ad aprire certi elementi con il lucchetto, quindi attenzione perché vi serve. Questo baule forse l'ho già aperto, può essere. Non può essere perché non l'avevo preso il posto, quindi però posso aprirlo solo con lui. Può essere. Sarà un bug, non lo so. Però è così e basta. Andiamo a vedere qua. Ok, ho fatto anche questo. L'astrarium non so cosa sia, magari voi lo sapete e mi aiutate, mi illuminate. Adesso io direi che possiamo andare a pensare di andare a prenderci le terre centrali. Allora, scusate che sapete che voglio leggere un attimo. Ergut mancavi te, intanto salutiamo anche Ergut che si è collegato. E mi ha sentito il bisogno di mettere in pausa i combattimenti e pensare ad una strategia, magari concatenando le azioni, mi chiede MRKO 89432. Bella domanda, in effetti ti confesso no, alla difficoltà normale, salvo una tattica del boss che abbiamo visto alla fine della scorsa serata, non ho mai capito, cioè dico attacco e cambio personaggi, sì, perché lo voglio fare io, ma devo dire che in effetti non mi è mai capitato un'enorme esigenza di doverlo fare perché in effetti... Se non l'avessi fatto sarebbe stata un po' una cazzata. Cosa che un pelino in Origins dovevate fare. Io ho sempre giocato a livello di difficoltà normale. Non è che mi interessasse fare delle cose Uber. Però diciamo che sì, fate voi, però cioè. Potrebbe essere gestito in un modo diverso, ecco, un po' più tattico non sarebbe una cattiva idea. Magari dopo aumenta il livello di difficoltà con altri tipi di personaggi. È bello, da girare. Bisogna capire se poi a lungo andare diventerà più noioso o più o comunque verrà la voglia di scoprire di giocare. Qua tra l'altro c'è questa cosa che io non ho ancora fatto. Qua c'è intanto un animale che possiamo anche massacrare. Ve lo dico non per essere cattivi con... Però lo potete fare, insomma, tanto è un gioco, non è la realtà. E potete anche depredarlo. C'è tra l'altro un animale piccolissimo, ma la sua carcassa è 10 volte più grande. Qua ci sono già stato. Con processori dual core, è vero questa cosa o meno? C'è una sfida, non c'è come. Se non c'è sfida, non c'è gusto. Dice Siegfried. È vero, un pelo di sfida di più non sarebbe stata una cattiva idea. Più che altro perché sapete benissimo che le pozioni le ricaricate in fretta, quindi comunque magari le usate anche in abbondanza. Dovrei provarlo magari a livello di difficoltà più elevato e cercare di capire se in effetti questa cosa è molto determinante o meno. Sì, è una buona domanda. Allora, è vero il discorso del dual core, verissimo, cioè in realtà più che un problema mi sembra un pochino una cazzata, nel senso che vedete là che c'è il fascio di luce, così andiamo a spremere un po', lì dovrebbero esserci un po' di nemici, vediamo un po' se aumenta non tanto la difficoltà quanto insomma ci sia un po' di cose in più da fare. No, dicevo che sul dual core... È un problema un po' inutile, nel senso che giocare questo titolo con un dual core è già di fatto una follia, quindi probabilmente loro neanche ci hanno provato a pensare di testarlo su un dual core e di conseguenza probabilmente i problemi che sono nati sono proprio dovuti a questo. Allora, andiamo a beccarci questo. Oh, lei intanto vada verso il nostro personaggino. Intanto vediamo. Ho ricominciato Dragon Age 2. Alla prima run mi ero fermato provando la difficile. L'ho trovato assai più piacevole e appagante.
Sì, dovrei provarlo. Sei parente di Pierpaolo, lo dici per la mia pettinatura? No. Solo a voi piace Dragon Age 2? No, allora, veramente io non ho mai detto che mi piace Dragon Age 2, anzi, ho proprio detto, se hai seguito dall'inizio della diretta, che a me Dragon Age 2 proprio non è piaciuto e anzi non consiglio di farlo e anzi dico, cioè se devi rifarti il primo fatelo, ma Dragon Age 2 proprio evitalo come la peste, ma io questo l'ho detto e più volte. Quindi, poi per carità, ci sta che ognuno abbia i propri gusti e io li rispetto come è giusto che sia, perché è giusto così. Tanto andiamo a tirar giù questo. 8 abilità per personaggio, non ti sembrano poche? Mi sono posto anch'io questa cosa, anche se essendo all'inizio sono ancora nel momento in cui è tutto bello. Più che altro perché o sono lentissime da diciamo così, da riuscire ad accumulare, o il rischio è che cioè io di fatto farò le missioni secondarie fino a quando tutti i miei personaggi non sono stati potenziati adeguatamente, eccetera, eccetera, bla bla bla. Nel momento in cui però io avrò tutti gli equipaggiamenti giusti, tutto quanto e tutto, difficilmente mi verrà quella gran voglia di andare avanti a fare missioni secondarie per non trovare più nulla che mi possa in effetti servire, perché il bello di fare una missione secondaria è proprio quella di cercare di accumulare. Ecco, intanto che si è tirato fuori sto schifo qua, che c'era anche negli altri capitoli. Tanto qua andiamo, vabbè dai, qua te lo faccio colpire che tanto è già morto. No, ho già morto un cazzo. Quindi vai di qua. Allora, 9. 9. E se vogliamo, 9. Diamo un bel po' di cosa a tutti. Diamoci sotto, però. Dai. Allora, questo intanto lo spostiamo perché è un pelo troppo vicino. La mia... Oh, adesso qua la tattica inizia a diventare un pelo più... un pelo più decisiva. Naturalmente qua dovremmo cercare di colpire, immagino, questo personaggio, però non lo so, immagino, perché tanto qua sto morendo. Vediamo un attimino, perché uscito senza tattica, peccato, non mi è mai capitato questo personaggio, questo nemico, non so se lo sto affrontando nel modo migliore. Io qua direi intanto di parare un secondo. Vediamo. Ok, quindi dovremmo aver affrontato il grosso. Qua il mio continua a bruciare, non so perché. Ok. Allora, io direi che possiamo andare a beccarci questo. E gli facciamo... Ok. Intanto schiatta pure quello. E direi che li abbiamo eliminati tutti. Ok. Ottimo. Così adesso vi posso anche ascoltare un minimo, perché... Ottimo. Tanto sono saliti di livello. Poi naturalmente adesso vi ascolto, perché immagino tutti sono saliti di livello. Vediamo, avanzamento di livello, ha aggiunto livello 5.
Ok, quindi siamo tornati indietro. Allora, io direi che proviamo ad andare avanti. Ok, sì, non voglio andare su di lì. Intanto leggo un attimo la chat, tanto per capirci. Allora, quindi mi fermo un pelo e leggiamo un po' quello che avete scritto. Ci sono le cross class combo. Esempio, il guerriero applica un nemico, il mago, il guerriero, bla 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 bla. Dice Darth Valer, assolutamente sì. Allora no, in realtà ci sono un po' più di cose che avete scritto, quindi fermiamoci un attimo e le leggo tutte, più che altro perché è importante. La chiave a 35 euro e lo compro. Allora, no, scusate, ci sono tantissime altre cose. Allora, un attimo. Allora, io sono ad oltre 30 ore di gioco, va bene, perfetto. Ergo, regalami il gioco. Farai una sessione online in modalità multiplayer. Sì, in realtà vi dirò, ma non è per nascondere nulla a nessuno, che prossimamente, visto che dicembre sarà un periodo sicuramente, perché non ci sono grosse uscite, quindi può essere che magari rivedremo qualche titolo, magari qua lo possiamo fare in multiplayer, quindi visto che ci siamo e che c'è qualcuno di collegato, se si vuole prenotare qualcuno, possiamo magari fare una sessione multiplayer con qualcuno di voi che magari gioca, così facciamo qualcosina insieme, se volete, senza problemi, sempre aperti a fare questo tipo di cose. Fra un po' iniziano i saldi Origin, magari lo scontano, dice Siegfried. Allora, voi sappiate che ci sono dei siti in cui vendono le chiavi di Origin. Ma legalmente, ovviamente si sta parlando di comprarle legalmente. Io volendo, allora vabbè, questo mi è stato dato, è la versione deluxe, Digital Deluxe, vabbè, mi è stata data, è ok. Però lo potete comprare per circa 34 euro anche su Fast2Play o G2Play, che sono due siti legalissimi che vendono questo gioco. Quindi la versione base la potete portare a casa per 34 euro. Quindi senza dover usare VPN o cose strane. Fast2Play, Fast2Play o G, lettera G, 2Play, e lo comprate italiano, versione europea senza problemi. Importante sulle cross class combo, assolutamente sì, ci sono, quindi ad esempio se sfruttate anche diverse tipologie di attacco li potete sfruttare. Ovviamente non lo potete vedere in questo momento, ma nel momento in cui ad esempio il ladro o piuttosto che altri hanno sia più elementi della stessa classe, fanno questo tipo di combinazione insieme al fatto che lo possono fare tra personaggi. Ci sono molti tipi di nemici diversi? Sì, oddio, adesso attualmente li trovo abbastanza standard che si ripetono, sempre gli stessi umani e sempre gli stessi nemici, diciamo così, alieni, chiamiamoli. In futuro comunque in base alla zona dipende il tipo di nemici. Dice Ergut, solo io faccio le queste contare perché amo il gioco di ruolo. Sì, anche a me piace, però a me in un gioco devo sempre avere il motivo per cui fare le missioni secondarie, quindi mi deve spingere ad avere oro, ma l'oro solo se devo comprare qualcosa perché in effetti mi serve. Oro per avere l'oro? No. Così come potenziare i miei personaggi mi piace, ma lo faccio se in effetti, cioè, crescono e ho un motivo. Una volta che avrò raggiunto e chiuso tutti gli alberi o intraprendere un albero di un personaggio che non mi interessa, lo reputo abbastanza inutile personalmente. Quindi è qua che dopo il gioco si giocherà, cioè il gioco dimostrerà se avere tantissime ore in effetti merita oppure è giusto per buttare via del tempo. Io in quel caso lo chiudo, cioè nel senso che non mi interessa missioni secondarie giusto per farlo. Ad esempio Skyrim ho fatto valanghe di ore e lì a ben d'onde mi sono divertito sotto questo profilo. Dovrebbe esserci un tasto per vedere il loot dei paraggi, chiede Amstrad. Sì, premi V e lo vedi. Comunque l'avete scritto dopo e ci siamo a posto. Col tab scegli il target. Prima dei giochi si faceva col tab. Ti è arrivato il gioco. Io fra mezz'ora già devo andare al lavoro, dice Ergot. Sì, ma poi tanto non è un problema perché tanto poi ti connetti, quindi il tuo lavoro
riesci a farlo mentre ci ascolti, quindi va benone, va benone per te e anche per noi che non ti perdiamo. Allora, intanto andiamo da questa parte. Guardate comunque che meraviglia, le ambientazioni. Poi magari cambiamo, in effetti cambiamo un pelino l'ambientazione generale. Abbiamo l'Embrium, questo non c'era mai capitato di beccarlo. O sì, perché sennò non avrebbe fatto quello che ha fatto. Ma dove sta a fare? Dobbiamo andare lassù. Boh, mi sto tornando indietro. Come si fa a raggiungere sto posto? Se raccogliamo ancora sto embrio. Devo capire come raggiungere questa vetta. Vedete comunque che belli gli abiti, come sono morbidi addosso al personaggio. Vabbè, adesso per quanto possa arrampicarsi, non potrà certamente fare. Ora proviamo ad andare su di qua. Ah, eccolo, eccolo, ecco, forse passo del figlio del nano, che però sembra soltanto lui, che andogazzo è. Ah, eccolo là, sto figlio della mignotta, oh. Ah, e cioè vanno uscendo, cioè io non riesco ad andarci e loro sì. Allora facciamo una strategia, usiamo la visuale tattica per spostarci. Vediamo. Eh no, non si riesce. Bastardo. No, probabilmente io ci voglio andare lì, porca troia. Allora, diamo un'occhiata. Allora, di lì non si va. Di lì non si va. Di lì non si va. E come ci arrivo io? Che debba prendere la rincorsa, forse. Sono un po' una cazzata, però. Magari vado su di qua. Corro su di qua. No, non credo sia una follia, una follia del genere. Adesso qua stiamo qua tutta sera. Ah, nel frattempo sono sbucati pure degli stronzi e li salutiamo allegramente. Ci fanno perdere del tempo. Hai trovato il modo di provare le specializzazioni del mago? Sì, alcuni sì. Secondo voi qual è la classe migliore tra le presenti del gioco? No, beh, oddio, ragazzi, non c'è una classe migliore. Dipende ovviamente, come sempre, quella a cui voi siate comodi. Ma a me piace molto il ladro, per esempio, che è l'altra classe che ho fatto. Vabbè, quel punto lì lo raggiungeremo un'altra volta, perché sennò diventa abbastanza lungo e tedioso. Proviamo ad andare invece su di qua. Ovviamente non m'arrendo, però non m'arrendo, però allez, vedete che ci sono altri nemici, però adesso non stiamo qua. A romperci facendo fuori anche loro. Mi scivoli giù. Due coglioni.
Qua sarà un po' duro. Vediamo se andando su di qua, minchia. Quando ci sono le montagne, riuscire a salire è sempre un gran casino. Ho i nemici intorno, ma me ne sbatto perché non ho voglia di perdere tempo. Si può cacciare? Sì, assolutamente sì. Mettiti su un'estremità di quel tronco in bilico e sull'altra ci fai saltare un altro personaggio. Com'è che lo faccio saltare, scusa? No, vabbè, ma dai, ma che palle. Dove cazzo devo andare? Ok, questo lo faremo un'altra volta e andiamo invece a scoprire qua come prenderci un bel questo tipo di accampamento. Quindi viaggiamo in fretta. No, non si può viaggiare in fretta di qua, viaggiamo in fretta di qua, così ricarichiamo le potions. E viaggiamo, così vi faccio vedere anche l'accampamento, come si trova. Poi magari cambiamo ambientation. Allora, noi vogliamo arrivare qua. Ok. Quindi scendiamo. Tanto qua facciamo due chiacchiere con l'ufficiale d'approvvigionamento. Non c'è niente da dirci. Ecco, sono andato a incastrarci. Mamma mia, che volo fatto. Eh sì, avete ragione. Si vede che non ho visto bene la mappa io, però, boh, vabbè. Non è un problema, mi lascio qualcosa da fare. No, cambia. Ah no, che tra l'altro, ragazzi, che io ho equipaggiamento e soprattutto aumento di livello. Cioè, non l'avevo guardato e abbiamo un punticino da andare a spendere. Allora, con Varric, che però di base è un ladro, però siccome lui ha questa super balestra bianca, si chiama, prima si va a potenziare tutta la potenza di qua. Io qua l'ho già fatto questi colpi. Vediamo, lancio bombe che esplode all'impatto danneggiando i nemici. Assolutamente questo. Tutta la vita. Indietro andiamo a vedere il mio di personaggio, che divido un po' tra i vari tipi di colpi. Impazziscono di terrore. Però io questo lo volevo un po' specializzare nella difesa generale. Si crea automaticamente, vediamo. Sbilancia i nemici con un'esplosione di volontà. Autore di calma dei nemici meno inclini ad attaccare perfino quando li danneggi. Ha imparato a lanciare la barriera con maggiore. Ok, dopo perché c'è la possibilità ad esempio di applicare la barriera con l'esplosione della barriera, quindi è comunque utile gestirla. Che minchia fai? Applica. Ok, indietro. Andiamo da Cassandra. Cassandra, spada e scudo tutta la vita. I tuoi movimenti sono meno lenti. Non ti proteggere le dati visione, un'armatura migliorata, se sì, non è che me ne freghi più di tanto. Tu gli fai cambiare con un brutale schianto. Lo schianto ci serve
perché così rompe le palle ad esempio a alcuni cavalieri che hanno questi mega mega scudi spaccacazzo. Mi manca solo un personaggio però. Ah no, Solas non si è evoluto, quindi siamo a posto. Che somiglianza a Dragon Age con Mass Effect. Oddio, dovremmo stare qua un bel po' a parlarne, ecco. Sono due giochi di ruolo, uno che però nel tempo è diventato soltanto action praticamente, a differenza del primo meraviglioso capitolo, il secondo invece, vabbè, questo è un gioco di ruolo, un po' più classico. Ok. Radice elfica la prendiamo. Più che altro voglio capire se sto andando dalla parte giusta, sì. Ah, ok, sì, qua giù di qui. C'è il crocevia, poi c'è un punto dove ho già spazzato via molti nemici. Ecco, no, una cosa che volevamo vedere è l'equipaggiamento, perché probabilmente c'è qualcosa di utile da cambiare. Bastone di ghiaccio da guardiano. Ce lo pigliamo. Ok. Quindi indietro, armature. Allora, maglia d'apprendista. Vediamo, maglia d'apprendista, armatura da guerriero. No, direi la maglia d'apprendista ci può stare. O l'armatura del drago leggero, no, direi di no. Copricapo dell'inquisitore. Ta 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 ta. Cappuccio elfico, vediamo, poco utile. Indietro andiamo a vedere accessori. Allora, amuleto della magia l'abbiamo già dato, anello di muro del ghiaccio migliorato assolutamente. E poi cosa c'è? Resistenza spirituale, resistenza al fuoco. Anello del corno del valore. Durata dell'abilità aumenta del 30%. E lo applichiamo. Ah, se ne può applicare uno solo alla volta. No, due anelli. Ok. Ah no, ok. Ah, perché quelli rossi sono già applicati, ma pensavo diventasse rosso quello che andiamo ad applicare anche noi, invece no. Quindi è già a posto. Indietro, potenziamenti nulla. Andiamo dal nostro amico, che magari gli diamo qualcosina di più utile per combattere. 36, 37. Non c'è nulla di utile da dargli. Armature, vediamo. Armatura del custode, che però non può prendere. Maglia da apprendista. Beh, insomma, è già qualcosa. Ok, cappuccio elfico. Glielo diamo in testa, nel senso buono. Accessori, che cosa c'è? Anello d'attacco. Cintura della resistenza del fuoco, assolutamente. E a posto. Poi abbiamo la nostra Cassandra, armi. Spada lunga del capitano, nulla. L'arco, nulla. Spada nulla. Ok. Armature.
Scende un po' sui parametri vitali, però. Ah no, ok, no, è troppo pesante. Lei cosa può indossare? Maglia del paladino, no. Armatura dell'avventuriero già la indossa, quindi siamo a posto, andiamo a vedere. Ok. Allora, scusate un attimo, ragazzi, per chi è andato un po' avanti con la cosa, ci sono arrivato all'incontro con l'imperatore, mi manca ancora un modo per andare in questa e voi. Sapete tutte le specializzazioni? Sì, va bene, te le faccio vedere. Allora, di ogni personaggio guardiamo a vedere con la P. Tutte le specializzazioni, vabbè, allora abbiamo allora, sul mago hai la possibilità di avere tutta la parte dello spirito, quindi questa qui è tutta la parte legata alla crescita del personaggio, quindi comunque, cioè alla difesa, diciamo così, non c'è proprio ripristino della vita puro perché avete già queste pozioni che vi danno di tutto, quindi non c'è da questo punto di vista, però insomma questo è un po' più legato alla difesa, tutta la parte della tempesta, quindi adesso non stiamo qua a passarci tutta la sera, comunque tutto quello che riguarda la parte appunto del fulmine, stesso discorso sul fuoco. Quindi insomma c'è un po' tutte le muro di fuoco, concentrazione, eccetera, eccetera, più stesso discorso sul fronte del ghiaccio. Salutiamo Zarakin Zakaki che si è appena collegato. Sul fronte del ladro, andiamo a vedere il ladro. Sia a parte che potevamo già farlo da prima. Comunque, ok. Allora, c'è tutta la specializzazione delle doppie armi e dell'arco o della balestra, ma della balestra nel caso appunto di Varric. E io infatti del mio personaggio elfo l'ho fatto in modo tale che queste due specialità che possono poi concatenarsi molto bene, quindi in realtà un po' con tutto quello che si viene a fare. Però queste due secondo me sono molto molto divertenti, quindi tutto quello che riguarda l'aspetto delle frecce, colpi e cose da questo punto di vista a distanza e la combo appunto del colpo con la doppia arma da magari combinare con l'invisibilità o cose di questo tipo. Tra l'altro qua, se vi ricordate, se avete giocato al Dragon Age, la possibilità poi di del topo c'era anche come trasformazione vera e propria. Andiamo a vedere Cassandra. Non ve l'ho fatto vedere, sì, perché c'è Cassandra. Anche lei sviluppata specialmente nella spada e scudo. Poi nella realtà ho il personaggio standard che voi vi dovreste fare, che io farò con un Kunari, che è il terzo personaggio che farò. Lo sviluppo naturalmente in quest'ordine anche con appunto l'arma a due mani o spada e scudo, un po' tutte e due, insomma. Ecco, una cosa che si poteva fare nel primo e non nel secondo, e mi sa che neanche in questo, se non dico una cazzata, c'era la possibilità di avere un doppio equipaggiamento che con un tasto selezionavate. C'era stata la polemica col secondo, e secondo me non c'è neanche questa di possibilità in questo qua. C'è un'ottima varietà. Domandona o domandina. Per quali piattaforme è disponibile questo giocone? Beh, allora PC, Next Gen, quindi Xbox One e PlayStation 4 e l'Old Gen, quindi 360 e PlayStation 3. Naturalmente la Wii purtroppo non fa più parte delle considerazioni per quanto riguarda le console, quindi non esce sulla Wii U. E ride anche il personaggio, quindi si vede che era una cosa comica. Lo rigiochi 3 volte, 2 basta. No, più che altro lo giocherò con questi 3 personaggi, parti completamente diversi. Tanto anche un po' per testare un po' come avvengono queste cose, anche perché poi di fatto non si sa bene quant'è la durata effettiva, se c'è una volontà oggettiva di farmi fare missioni secondarie, però
perdere tempo oppure solo oppure perché in effetti ci si potenzia entro questi determinati termini, ecco. Perché ci sono tante specializzazioni, salvo ad esempio il mago, che a me non interessa, cioè a me fare le trappole o tutte queste cose qua, per esempio, non, una cosa che non farò mai, quindi non mi interessa. Nel frattempo sto andando a caso perché non so dove sto andando. Ah, ok. Eccolo qua, abbiamo scoperto un nuovo luogo, guardate che meraviglia, questo luogo incantevole con la volpina qua che non so come si chiami, che ha un nome particolare. Vedete le cascate, fantastici, gli effetti grafici sono veramente potenti. Allestisce un campo, ecco qua come si fa, poi cliccate e in questo modo aumentate la vostra influenza. L'ufficiale per gli approvvigionamenti vi saluta. Ok, niente da riferire. Qua naturalmente vedete che c'è questo bisogno di ricercare questa cazzo di Onice. E già, vabbè, voi non avete visto la prima ondata, le tende sono fatte meglio, quindi sono più. Sono fatte meglio, sono power le tende. Rispetto a quelle che c'erano prima. Ho le tende power. Lotto sanguigno. Questo è nuovo. Ok. Codice sbloccato, lotto sanguigno. Immagino che dopo ci saranno queste piante che si trovano solo qui e non in altri posti. Qua. Cos'è, una trappola? Guardate che meraviglia questo qua. Infilzato. Adesso. Ah, ok, poi ci sono questi segreti, mappa di una cascata che spiega che esiste un luogo misterioso. Adesso prima roba da fare, prova ad entrarci, ovviamente ti faccio vedere che bisogna girarci intorno. Op. Io non ci riuscirò, ma non è un problema perché non lo affronto comunque adesso. Comunque ci sono altre situazioni simili in cui comunque vi capitano questo genere di cose, quindi sono molto carine. Andiamo qua, visto che è abbastanza vicino, poi magari cambiamo mappa. Tanto guardiamo se ci sono domande. Io vado, ciao, ci salutiamo Cioffi29, grazie per la ditta di Fast to Play, comprato al volo, ottimo. Lo consiglieresti da comprare ad un amante della saga di The Elder Scrolls? Sì, assolutamente, su tutti i giochi della serie Scrolls che comunque sono abbastanza, adesso, passatemi il termine, semplici, cioè non hanno meccaniche particolarmente complicate, io li trovo veramente giochi rilassanti. In mezzo alla frenesia di giochi complicatissimi che hanno bisogno di mille cose, questi sono giochi rilassanti, come The Elder Scrolls. Ti metti lì, ci giochi, ti rilassi tantissimo alla sera e ti potenzi i tuoi personaggi, te li giochi, te li godi veramente dall'inizio alla fine. Io ritorno a ripetere, mi sono incazzato moltissimo con questo titolo per alcuni difetti oggettivi me nelle meccaniche che spero sistemino. Perché davanti a un effettivo capolavoro queste cose un po', chiamiamole sporche se vogliamo, a me danno un po' fastidio, perché davvero bastava un niente per avere un capolavoro davanti, ecco, quindi. Sei già stato alla palude, grazie per la risposta, io vado, ciao. Direi che ho detto tutto. Allora, andiamo avanti, becchiamoci l'Embrium. Che altro voglio capire qua come mai, qua ci sarà un mega attacco. Control per visualizzare. So che si spengono, ok. Ok, il teschio illumina degli oggetti. Il teschio illumina degli oggetti a distanza, cosa vuol dire? Ah, ok. Eccoli qua. Ah, che.
Frammenti individuati da... Ah, bisogna muoversi fino a quando non è il momento di individuare questi oggetti. Ok. Una volta che li abbiamo individuati, che cosa succede? Ah, ok, vedete che sono segnati poi sulla mappa. Disseminati nelle terre centrali. Vedete che sono belle anche le missioni secondarie, sono davvero belle. Come Skyrim ha introdotto quel bellissimo sistema dei dungeon molto diversi tra loro, simili, ma comunque hanno ragione rispetto a un Oblivion. Vi sfido a trovarli proprio due identici. Poi, vabbè, con ovviamente qualcosina di simile c'era, però molto belli. E qui c'è da dire che è interessantissimo il discorso di avere questi elementi cioè queste missioni che sono comunque interessanti da andare a trovare. Per questo devo dire, per ora mi trovo veramente super in linea con il gioco. Vediamo. Salutiamo Erminghietta. Odio quel posto, immagino che tu ti riferisca a questo, che comunque impone un po' di combattere in continuazione. Intanto andiamo a prendere il possesso della nostra paladin. Ma tra l'altro noi combattiamo contro uno. Cioè loro combattono tra loro e noi combattiamo contro tutte e due insieme. Giustamente siamo nemici di tutti e di nessuno. Che serve? Non è la solita cosa del vai, raccogli fine a se stesso. Ah, intanto il Matador ci dice che i frammenti che raccogliamo avranno una motivazione, quindi più avanti nel gioco, quindi non sono fini a se stessi. Esatto, no, come dice Vico70, tutto serve. Sì, io mi ero accorto più che altro del fatto che tutto serva nel momento in cui, ad esempio, per delle missioni secondarie, sembra una banalità, però è così, per delle missioni secondarie, comunque trovate anche dei personaggi che quindi vi possono essere utili nel gioco, quindi non è proprio banale questo tipo di cose. Adesso qua mi sa che ci saranno però la metà di 8 milioni di persone che ci inseguono, però loro fanno i cazzi loro, quindi a me non è che interessi particolarmente. Leggi. Arte runica nanica. Ok, ah, l'arte runica, ok. E quindi ci permetterà magari di usare anche i metalli o altre robe che abbiamo in un modo particolare. Intanto vediamo. Ecco, qua testiamo subito se il nostro strumento spacca scudi ha una reale utilità. Eccoci, se ne è scappato. Ottimo. Ragazzi, siamo stati cacciati fuori direttamente dal gioco. Non so come mai. Adesso più che altro sono curioso di vedere dove ci ha salvato. Perché siamo stati proprio catapultati fuori dal gioco. Devo dire che nelle ore che ho giocato, che sono pochissime, dopo la diretta, non mi è mai capitato un problema. Secondo me lui legge che sono con altre persone e quindi boh. Sì, ma pensi sia troppo complesso per un non esperto di GDR? Allora, scusate, pensi per un... No, assolutamente, lo giochi in modalità normale, non è assolutamente difficile. Già non normale non è assolutamente difficile. Simo non legge niente, assolutamente io non leggo una mazza, è vero, purtroppo leggo, faccio troppo in fretta, però a me e vabbè, insomma, io sono fatto così. Però la storia la seguo, e su questo la storia la seguo. Quindi Ergut è consapevole che io su questo lo sto facendo. Io spero che abbia salvato qualcosina in modo automatico. Se no, c'è la morte, bisogna ricominciare tutto. Va bene.
Simo mi dice VIC70, quello che non mi è piaciuto è il comparto tattico del gruppo che ti porti appresso. Sì, questo è l'elemento che ho evidenziato la scorsa volta, più che altro perché nel momento di esigenza in cui hai bisogno che l'EA faccia determinate cose, o perlomeno se sai di combattere contro nemici molto forti, non devi continuamente andare alla morte sicura così, ma almeno magari vedi che se non riesci ad attaccare ti sposti o fai quello che vuoi. Sì, la tattica qui è zero. Inoltre, o vanno a morte sicura, cosa abbastanza idiota, oppure non ti